giorno dai luoghi di più turismo. Quest'oggi ci troviamo allo Schladming Hotel della catena Falkenstein. Siamo stati invitati dalla direzione ospiti qui a testare la struttura alberghiera per qualche giorno e siamo venuti a vedere sia come funziona la struttura, sia come funziona il sistema turistico locale, come funziona, diciamo, l'esperienza di chi viene qui a passarsi sia un lungo weekend che una settimana. Abbiamo trovato un albergo veramente strabbino organizzato, dal primo momento ci hanno dato tutte le informazioni per accedere alle più importanti attività che si potevano fare nei dintorni. Sono dotati di un sistema di green card, di carta vacanze sostanzialmente, che permette al turista che si ferma qua più notti di accedere gratuitamente a tutta una serie di parchi e di servizi, invitandolo così ad esempio a spostarsi durante il giorno, raggiungere l'alta montagna e visitare le valli. L'albergo è dotato di ogni comfort, ha delle camere molto spaziose e belle, grandi televisori, bagni più che generosi. Soprattutto ha una spa molto bella con varie piscine interne e esterne. Si può godere della spa anche mentre piove, anche se fuori nevica c'è brutto tempo perché è acqua calda, acqua termale assolutamente naturale. La spa è bella e piacevole ed è accompagnata da un ottimo ristorante con una cucina molto ricercata e piacevole. Un posto sicuramente di alto livello, piacevole e all'interno di un ambiente stupendo fatto di piste da sci, di impianti di risalita, di strutture sportive e di enormi centri di intrattenimento per i bambini con giochi, con piste, con le macchinine sui binari, con un sacco di attività che normalmente in Italia si trovano su spazi molto più ampi. Qui sono concentrati nell'arco di mezz'ora dalla distanza dell'albergo. Un albergo in cui torneremo sicuramente, soprattutto probabilmente continueremo ad andare a vedere anche le altre strutture di eccellenza di questa catena, che ringraziamo per la fantastica esperienza. Vi salutiamo dall'Austria e ci vediamo alla prossima puntata dei luoghi di più turismo. Ciao! Come sempre siamo qui dai luoghi di più turismo, siamo al ristorante La Casina, un ristorante tipico della zona, e siamo qui con Giada che ci racconta dove siamo e qualcosa sulla loro struttura. Ciao, e qui siamo a Drena, e in località La Casina, dove qui alle spalle c'è questa struttura che è un ristorante tipico, nato nel 63 come agriturismo e poi dal 73 come ristorante. È una vecchia struttura di famiglia dove è stata ampliata nell'88 e precedentemente era una stalla dove c'erano dentro gli animali e dove viveva la famiglia. Che tipo di cucina fate? Facciamo cucina tipica trentina utilizzando prodotti a chilometro zero, preferibilmente biologici. E poi insomma qua la natura sono anche prodotti vostri, mi sembra di capire, nostri, le fragole sì. Che abbiamo mangiato abbiamo che erano squisite qua erano... sopra un castagneto dove produciamo i maroni di Drena e nel periodo autunnale abbiamo questa, la possibilità di creare anche dei piatti con questo frutto. Invece qui abbiamo le fragole e i piccoli frutti che adesso in estate utilizziamo sia per fare dei menù degustazione che per mangiare freschi. Noi abbiamo assaggiato le fragole, erano buonissime. Come se il resto non lo fosse, se la carne salata ci ha commosso. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Alla prossima puntata. Ciao. Buongiorno dai luoghi del turismo. Quest'oggi vi volevo spiegare un po' meglio cosa sono esattamente i luoghi di più turismo. Allora, i luoghi di più turismo è un progetto di valutazione innanzitutto di strutture. Siamo partiti da quelle ospitative, quindi le strutture turistiche che offrono hospitality e soggiorno, dal bed and breakfast alla casa vacanza al grande albergo, per cui qualsiasi tipo di struttura in cui offre hospitality. Ed è un test di 50 punti che va a prendere in considerazione tutti quelli che sono i punti del protocollo di turismo sostenibile del WWF. Questo protocollo scientifico, messo insieme dai membri del WWF, della Fondazione WWF e del gruppo di lavoro ricerca e progetti del WWF Turismo, permette alle strutture turistiche due cose. La prima innanzitutto è di analizzare i propri processi, quindi verificare rispetto a quelli che sono i parametri, quelli che sono gli standard, se la struttura segue le pratiche migliori e se è in linea con tutte queste.
Se lo è, raggiungerà un risultato di 50% più 1 e quindi la piattaforma vi comunicherà che avete raggiunto questo standard. Questa cosa vi dà diritto a tutta una serie di servizi a valore aggiunto che la piattaforma gratuitamente mette a disposizione di queste strutture. Innanzitutto molta più visibilità, un bollino che vi identifica come parte di quelle che ad oggi sono già quasi 150 strutture che hanno raggiunto questo risultato. Avete diritto a un intervento di 5 minuti su dell'ambiente all'interno di questo programma, di luoghi di turismo, in cui raccontare la vostra esperienza e in cui spiegare perché queste scelte green hanno determinato un valore aggiunto per la vostra struttura e quale vantaggio ha portato a tutto ciò. E dall'altra parte un maggior supporto da parte della piattaforma per tutte le vostre esigenze, quindi se volete fruire dei nostri servizi avete diritto a sconti e a una strada preferenziale. Questo programma è stato già esteso anche ai diving club, a valle degli accadimenti di cui abbiamo raccontato un annetto fa di alcuni amici che si sono dispersi in Indonesia. Abbiamo deciso di rendere anche il diving in grado di valutarsi rispetto agli standard di sicurezza, di verificare se rientra in questo protocollo, e a breve anche al cicloturismo, quindi a tutti quegli alberghi che offrono ospitalità espressamente per cicloturisti. Entro l'estate abiliteremo anche questo questionario. Tutte queste strutture vengono poi mappate all'interno di una Google Map che abbiamo rilasciato, condivisa, che chiunque può utilizzare, dove le strutture e tutti i punti di interesse, tutte le segnalazioni, itinerari e contenuti che queste ci inviano rimangono mappate e sempre disponibili a chi viaggia. Noi stiamo attraversando l'Austria. Nella nostra Google Map sotto c'è la mappa dei luoghi di più turismo e decidiamo dove fermarci, vediamo i parchi nazionali vicino a noi, vediamo tutte le indicazioni che la community ci ha dato e quindi arricchiamo il nostro viaggio dell'esperienza che la community ha permesso di comporre all'interno di questa mappa. Questa mappa dove trovate i luoghi di più turismo, dove trovate le strutture convenzionate, perché chi vuole può convenzionarsi con noi, offrendo poi direttamente uno sconto del 10% al viaggiatore per fidelizzarlo, scusate. Ovviamente nessun tipo di ritorno a noi, non dovete comunicarci niente. Quando arriva l'ospite che cerca di prenotare dicendo che arriva da più turismo o quando arriva una richiesta di prenotazione dalla nostra piattaforma, se avete firmato la convenzione potete dare questo vantaggio ai vostri ospiti. E poi in questa mappa rientrano quelle testate da noi, quelle come quelle in cui siamo appena stati nella Falkenstein di Schladming, e poi per ultimo tutte quelle realtà che sono all'interno del motore di ricerca di più turismo che noi valutiamo e decidiamo debbano rientrare in questa categoria. Cito degli esempi: il parco Giardini Sigurtà, che ha un'orgogliosa struttura green, un'esperienza molto bella da fare, da vivere, è inserita all'interno del nostro circuito, ci manda spesso materiale, è entrata a far parte dei luoghi di più turismo esattamente come la catena dei borghi autentici e come tutte quelle realtà che giudichiamo perle che il nostro paese deve esaltare, deve visitare, vedere e vivere più di altre. Entrano poi di default tutte quelle organizzazioni no profit che decidono di iscrivere le loro strutture. Prima è stata il WWF, tutte le OSI del WWF, tutte le fattorie del Panda, tutte le strutture che circuitano attorno al WWF le potete trovare sul nostro sito. C'è qualche struttura della LIPU, c'è qualche struttura di Legambiente, tutte le associazioni che vogliono inserirsi, questa maggior visibilità e questo maggior supporto lo hanno gratuitamente, lo hanno per il lavoro di costante diffusione che fanno nelle eccellenze del nostro paese. Mettetevi alla prova, iscrivete la struttura al sito, fate il test, insieme a quello ci sono vari altri test per considerare se gestite bene i social, se gestite bene il sito, se potete migliorare qualcosa. Fateli, non sono impegnativi, danno diritto a una risposta gratuita del nostro consulente, potete poi decidere se attivarlo e avere una consulenza più approfondita e quindi riduce i servizi. Un saluto dall'Austria, noi continuiamo in direzione di Salzburg verso Bolzano, ci vediamo alla prossima puntata dei Luoghi di Turismo.